Origine e teoria. Come molti dei rami filosofici, l'estetica è nata in Grecia insieme alla filosofia. In questa evoluzione, tra le leggende delle varie divinità greche sono incarnati i valori di bruttezza e la bellezza maschile e femminile. Troviamo alcuni dei miti più rivelatori dei sentimenti umani. Per la personificazione della bellezza femminile è indicato per Afrodite, dea dell'amore e della bellezza, equivalente alla Venere romana. Nell'Iliade di Omero appare come la figlia di Zeus e Dione, una delle sue consorti, ma nelle leggende successive è descritta che germoglia dalla schiuma del mare e il suo nome può essere tradotto come nato di schiuma. Nella leggenda omerica, Afrodite è la moglie di Efesto, il brutto e zoppo dio del fuoco. Tra i suoi amanti c'è Ares, dio della guerra, che nella mitologia successiva appare come suo marito. Era la rivale di Persefone, la regina degli inferi, con la quale combatteva per l'amore del giovane e bellissimo greco Adone. Mentre la bella giovane Adone, amata dalle divinità Afrodite e Persefone, è la personificazione maschile. Nato dall'unione incestuosa del re Cinira di Cipro e sua figlia, Adone fu posto sotto la custodia di Persefone, la regina degli inferi. Quando Adone morì attaccato da un cinghiale, che cacciava, Afrodite implorò il dio Zeus di restituirglielo. Zeus decretò che Adonis avrebbe trascorso i mesi invernali con Persefone nell'Ade e nei mesi estivi con Afrodite. La storia della sua morte e resurrezione è un simbolo del ciclo naturale di morte e rinascita. L'incarnazione pagana della bruttezza è Pan, che nella mitologia greca è il dio delle foreste, dei campi e della fertilità, figlio di Hermes, messaggero degli dei e di una ninfa. In parte animale, con le corna, le zampe e le orecchie di una capra, era una divinità robusta, dio dei pastori e dei pastori. Magnifico musicista, con il suo flauto di canna o pipa accompagnava le ninfe della foresta mentre ballavano. I suoi posti preferiti erano montagne, caverne e paesaggi aspri, ma il suo preferito era Arcadia, dove era nato. Inventò questo flauto quando inseguiva la ninfa Siringa e la chiudeva in un letto di canne in modo che non potesse sfuggirle. Pan, quindi, ha preso canne di diversa lunghezza e ha giocato con loro. Il dio lodava sempre le ninfe, che suonavano lo strumento, ma tutte lo rifiutavano a causa della sua bruttezza. Si presume che la parola panico derivi dalla paura provata dai viaggiatori quando hanno sentito il suono del loro flauto nella solitudine della notte. Riguardo alla prima teoria estetica di un certo scopo è stata formulata da Platone, che ha considerato che la realtà è composta da forme, che sono oltre i limiti della sensazione umana, e che sono i modelli di tutte le cose che esistono per l'esperienza umana. Gli oggetti che gli esseri umani possono sperimentare sono esempi o imitazioni di quelle forme. Il lavoro del filosofo, quindi, consiste nel comprendere dall'oggetto vissuto o percepito la realtà che imita, mentre l'artista copia l'oggetto vissuto o lo usa come modello per il suo lavoro. Pertanto, il lavoro dell'artista è un'imitazione di ciò che è di per sé un'imitazione. Nel suo dialogo Il banchetto indicava la differenza tra contemplare l'apparenza della bellezza e raggiungere l'idea stessa della bellezza. Il pensiero platonico aveva una marcata tendenza ascetica. In un altro dei suoi più famosi dialoghi, La Repubblica, andò anche oltre ripudiando alcuni tipi di artisti dalla sua società ideale perché pensava che con le sue opere stimolavano l'immoralità o rappresentavano personaggi spregevoli, e che certe composizioni musicali causavano pigrizia e incitamento individui per eseguire azioni che non erano soggette a nessuna nozione di misurazione. Si potrebbe imitare le cose come dovrebbero essere, ha scritto, aggiungendo che l'arte completa in una certa misura ciò che la natura non può portare a termine.
Aristotele parlava anche di arte come imitazione, ma non in senso platonico. L'artista separa la forma della materia da alcuni oggetti dell'esperienza, come il corpo umano o un albero, e impone la forma su altra materia, come una tela o un marmo. Pertanto, l'imitazione non consiste solo nel copiare un modello originale, ma nel concepire un simbolo dell'originale. Piuttosto, si tratta della rappresentazione concreta di un aspetto di una cosa, e ogni opera è un'imitazione di un tutto universale. Il modo di amministrazione era considerato un'arte quando citava Aristotele e Platone, l'estetica era inseparabile dalla moralità e dalla politica. Il primo, quando si occupava di musica nella sua politica, sosteneva che l'arte influisce sul carattere umano e, quindi, sull'ordine sociale. Poiché Aristotele sosteneva che la felicità è il destino della vita, credeva che la principale funzione dell'arte fosse quella di fornire soddisfazione agli uomini. Nel suo grande lavoro sui principi della creazione artistica, la poetica, la ragione. Nel suo grande lavoro sui principi della creazione artistica, Poetic ha pensato che la tragedia stimolasse le emozioni di compassione e paura, che considerava pessimiste e folli, al punto che alla fine della performance lo spettatore si purifica di tutto questo. Questa catarsi rende il pubblico più sano a livello psicologico e, quindi, più capace di raggiungere la felicità. Dal XVII secolo, il dramma neoclassico fu pesantemente influenzato dalla poetica aristotelica. Le opere dei drammaturghi francesi Jean-Baptiste Racine, Pierre Corneille e Molière, in particolare, hanno abbracciato i principi guida della dottrina delle tre unità: tempo, luogo e azione. Questo concetto ha dominato le teorie letterarie fino al XIX secolo. Infine, una situazione moderna sarebbe quella della provocazione del complimento o dell'adulazione, che viene offerta quando si vede qualcuno dell'altro sesso. Come dire, l'esperienza estetica è molto vicina all'esperienza mistica, perché genera un abbandono terreno mentre contempla l'oggetto estetico.